Annunciato come fine settimana da bollino nero nazionale da tutti gli osservatori del traffico della viabilità, un'anteprima provinciale si è puntualmente avverata tra Brescia e Bergamo da mezzanotte alle 6 del mattino, dove si registrano ben 12 incidenti stradali, il più grave dei quali a Boario Termini nella centrale via Roccole all'altezza del Civico 88. Un 73enne a bordo del suo van attrezzato per lavoro artigiano che procedeva verso il centro della cittadina termale è andato a sbattere contro il palo dell'illuminazione sul lato opposto della strada. Nell'urto particolarmente violento, il furgoncino si è ribaltato e l'uomo è rimasto incastrato al suo interno. Un primo automobilista in transito ha lanciato l'allarme a 112 che ha fatto convergere sul posto i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Darfo, l'ambulanza da terra di Camogne Soccorso e da Brescia l'elicottero del 118 che è atterrato nella piazzola del distaccamento dei vigili del fuoco. Una volta estricato dall'auto, il ferito è stato posto sulla barella spinale e stabilizzato, quindi portato alla vicina piazzola dove l'elicottero lo ha preso a bordo e trasferito in codice rosso al civile di Brescia. Le sue condizioni sono serie, ma l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri dell'aliquota radiomobile del comando di Breno, con la collaborazione dei colleghi della stazione di Artonie. Con loro ha collaborato anche una guardia giurata in servizio di sorveglianza della zona. Poco dopo, attorno alle 6:40 sulla statale 42 a Civitate Camuno, nello scontro tra due auto si sono registrati ben 5 feriti: due bambini di 1 e 3 anni, la mamma di 37 anni, il papà di 46 ed un uomo di 64 anni. Sono stati soccorsi dalle ambulanze da terra di Camuni e Soccorso, di Santa Maria Assunta di Pisogni e della SST della Valcamonica, quindi trasferiti tutti in codice giallo all'ospedale di Esine. I rilievi di legge sono stati effettuati dalla pattuglia dell'aliquota radiomobile del comando carabinieri di Breno. Il traffico ha subito forti rallentamenti per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati. Altri incidenti nella notte a Brescia, Pontevico, Cazzago San Martino, Ghisalba, Azzano San Paolo, Bergamo, Filago e San Paolo d'Argon.